Se non riprendo a fare video, ovviamente nel momento in cui riprendo a fare video c'è rumore di fondo, spero non si senta. Dicevo, se non riprendo a fare video adesso, nonostante queste condizioni, quindi col turbante della doccia ancora in testa, secondo me se non lo dicevo pensavate che fosse una cosa di styling, non riprendo più. Quindi torniamo, proviamo, facciamo un video dei finiti. Come sempre quando torno faccio il video dei finiti perché accumulo quintali di roba tra un video e l'altro. E quindi sì, sono tornata? Non lo so, ne parliamo nel video. Ciao, io sono Laura e come vi dicevo nell'introduzione, oggi facciamo il video dei finiti. Video dei finiti che praticamente è il video dei finiti di non so più quanto tempo. Credo che l'ultimo video che ho fatto fosse tra fine giugno e inizio luglio. E forse era inizio luglio, vabbè, non mi ricordo. Ed era, mi sa, proprio un video dei finiti. Ricomincio da questo perché è la cosa più semplice da fare. E, insomma, sono in condizioni un po' così, ma proviamo a ricominciare. Ho una marea di robe, ovviamente, e una marea soprattutto di solari, ovviamente, perché in questa estate sono stata la cosa che ho usato forse più in assoluto in ambito beauty, così e cura di sé. E quindi comincio subito. Non comincio però dai solari, magari facciamo tutto una cosa alla fine, ma comincio, oddio, questo qui vi faccio diventare ciecati. È un profumatore d'ambiente che io ho comprato alla Closerie di Ostia. Profumatore di ambiente Alex Simon è il marchio e la fragranza è Neroli Riviera. È un profumo di fiori d'arancio. Buonissimo, freschino, ha qualche cosa di verdino che lo rende molto leggero, molto fresco, era perfetto per la casa, inebriava il giusto e soprattutto quando ci passavi io lo metto all'ingresso perché così quando rientro da casa, insomma da lavoro, quando vado fuori, mi dà subito questa ventata di bellezza che mi fa felice. Io non so se ve ne ho già parlato, in caso ve ne sto riparlando, vabbè, non fa niente, comunque mi è piaciuto moltissimo. È un 250 ml, devo dire si è consumato abbastanza rapidamente, non è stato lentissimo purtroppo. Ovviamente voi girate, il meccanismo è questo, c'è cioè dentro il liquido, voi girate le stecchette ogni volta che vi sembra che la fragranza si senta un po' di meno. Le stecchette sono bellissime, non si sono rovinate per niente durante l'uso. È proprio è anche bello esteticamente, cioè fa anche un bel effetto. Voglio provare le altre fragranze di Alex Simon perché questa mi è piaciuta veramente tanto e l'ho trovata veramente il giusto. La giusta intensità, quindi sono molto contenta. E poi un'altra cosa, sempre ambito, diciamo, profumi, è questo profumo, The Library of Fragrance. Vediamo se riesco a fargli mettere a fuoco. The Library of Fragrance, questo è Cuba. Io cercavo un profumo che sapesse di sigaro, sapete quei sigari molto dolci che si sentono a volte? Io in ufficio c'è qualcuno, in ufficio nel palazzo dove lavoro c'è qualcuno che lo fuma e quindi ogni tanto si sentono queste zaffate di profumo di sigaro, proprio di quel sigaro che si sente il tabacco ma si sente molto dolce e abbastanza intenso. Cercavo una cosa di quel genere, devo dire che questo non lo è, questo sa più di un pochino più di sì, un po' di tabacco, un po' di rum.
Non è male, è sempre abbastanza dolce, ma non così dolce come quello che cercavo io. È una fragranza unisex molto carina, per quello che costa, veramente, si può fare. Mio marito l'ha utilizzata, soprattutto lui, e gli è piaciuto moltissimo. Soprattutto quest'estate, devo dire che ci stava in estate, era un profumo che funzionava bene. Vi faccio vedere due cose che mi hanno mandato le aziende, spero, se non ricordo male, sono le uniche due che c'è in questo batch, che mi hanno mandato le aziende, così ci togliamo, me le hanno mandate non per YouTube, ma per farci dei contenuti su Instagram. In realtà non per farci dei contenuti su Instagram, me l'hanno mandata in PR, se avessi voluto avrei potuto farli. Una è Elemis, il loro burro struccante famosissimo. Vabbè, non lo so se riesco a farvelo mettere a fuoco perché è un po' riflettente. Vabbè, Pro Collagen Cleansing Balm, questa era la profumazione, quella classica, che è una profumazione un pochino balsamica. Allora, io non posso dire niente di male di questo struccante. Io ci ho struccato anche gli occhi, anche se loro non consigliano questo uso. Ci ho sempre struccato tutto il trucco, tutti i tipi di trucco che faccio, non ho mai avuto nessun problema. Non mi dà fastidio neanche questa profumazione, che è effettivamente intensa e balsamica, quindi se non vi piace, vi consiglio di provare, se lo volete provare, altre profumazioni. Ce n'è per esempio una, la rosa, che sicuramente può forse essere più adatta se non vi piacciono le profumazioni molto più, insomma, molto più asprette come è questa. È un balsamo struccante che funziona bene. È un balsamo struccante che in full size, che è quella che ho io, costa circa 60 euro, ed è per questo che io non lo ricomprerò. Non posso dire di essermici trovata male, non posso dire che sia un cattivo prodotto, anzi è un ottimo prodotto, però nella mia routine non ho voglia in questa fase di spendere così tanti soldi, e quindi diciamo sono molto contenta di averlo provato perché era una cosa che avevo in wishlist da un sacco di tempo, però non lo ricomprerò. Però non posso certo dire che sia un prodotto sbagliato, anzi devo dire che è molto 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 efficace. Invece una cosa che mi è piaciuta tantissimo e che potrei ricomprare, però adesso capirete perché non subito, è questo, che è di Eterea, sempre mandato dall'azienda, My Pure Place Serum Run for Pureness. È un siero viso riequilibrante con acido salicilico che mi è stato di grandissimo aiuto con il caldo di quest'estate a mantenere la pelle senza sfoghi. Ovviamente non è solo lui, ma è stata tutta una routine evidentemente particolarmente azzeccata, e probabilmente anche perché ormonalmente non ho avuto grossi problemi. Però questo sierino mi è piaciuto proprio tanto tanto tanto. Appunto, il salicilico è un dosaggio che evidentemente andava bene per la mia pelle, da usare anche tutti i giorni. È un prodotto che ho usato tanto tutta l'estate. Un siero molto... Ecco, ce n'è un'ultima goccia, vabbè, non lo so se si riesce a vedere, è un siero trasparente, diciamo fermo ma non troppo, che si assorbe subito, aiuta appunto a mantenere il sebo della pelle sotto controllo. Devo dire che per me è stato molto efficace. Questo insieme al detergente Cerave, sempre al salicilico, per l'estate sono stati perfetti, e devo dire che io non ho avuto quest'anno per la prima volta tutti i problemi di sfoghi che mi venivano quando cominciavo ad andare al mare con la salsedine, l'acqua salata, il vento, eccetera. E secondo me è anche per merito di questi due prodotti, quindi insomma non mi dispiace. Vado un po' sui solari finalmente, perché ce ne ho talmente tanti, cerco di andare veloce. In realtà non ho solari, non mi pare di avere solari particolarmente bocciati. Hawaiian Tropic Silk Hydration, questo era uno spray di quelli continui, trasparenti, SPF 50, mi è piaciuto tanto.
È uno di quegli spray comodi, che sono comodi soprattutto per la riapplicazione in spiaggia. Non mi dispiace. Mi è venuto in mente che ho un'altra cosa mandata sempre dall'azienda, sempre Terea, che è questo qui, il Sun Body Lotion SPF 30, lozione corpo solare. Allora, io questo SPF 30, devo dire, io lo uso molto poco sul corpo, uso, anzi, in realtà ovunque, io uso sempre SPF 50 o 50 più. Questo io lo usavo la sera, quando andavamo più sul tardi, in spiaggia. Noi abbiamo una routine in spiaggia, spesso andiamo la mattina, siamo fino alle 11 così, fino a che non c'è troppo caldo, e poi ritorniamo il tardo pomeriggio dalle 5, 5 e mezza in poi, e io lo mettevo in quel momento perché l'SPF 30 mi bastava in quel momento, con un indice UV un pochino più basso, sapendo che poi nel corso della durata dell'applicazione di questo solare io poi l'indice UV sarebbe andato scendendo, e quindi non avrei avuto bisogno di chissà quanta protezione. In realtà SPF 50 ed SPF 30 non hanno una così grande differenza in termini di protezione, ma io comunque preferisco l'SPF 50. Questo ha una texture fluida piacevole. Devo dire, non mi ci sono trovata male, è un latte, quindi insomma, se vi trovate bene con il... Io sto cominciando a preferire il latte solare o la crema solare invece che quelli in spray, perché ne controllo meglio l'applicazione, la quantità che ne applico, e mi danno più sicurezza. E questo non è male rispetto a tante texture, tipo quelle coreane, è un pelo più pesante, però niente di sconvolgente, si applica molto facilmente, c'è una bella fluidità, una bella cosa. E non ricomprerei sicuramente l'SPF 30, prenderei l'SPF 50 se lo dovessi ricomprare. Segnalo, non lo so se mai vedranno questo contenuto su YouTube, però vabbè, intanto lo segnalo a voi, che a me l'erogatore si era leggermente... tendeva a seccarsi un pochino il prodotto all'interno, e quindi spruzzava fin da subito non proprio in maniera omogenea. Non ho niente di che, lo mettete sulla mano, lo spruzzate, non c'è problema, non è chissà che dramma, però lo segnalo perché effettivamente forse è una cosa che a qualcuno può dare fastidio, però non ho niente da dire sul prodotto, ha funzionato, mi ha protetto, non gli ho trovato particolari difetti. Altrettanto buono, Anthelios, La Roche-Posay Dermopediatrics 50+, spray. Questo era uno spray, non di quelli trasparenti, quindi sempre come se fosse un latte solare spray. No, aspetta, questo in realtà no, sto dicendo una fesseria. Questo era trasparente, però sempre da spalmare. Cioè, la differenza con questi è che questi io li applico in abbondanza e non li spalmo poi. Invece questo era da spalmare poi, una volta non avevo un getto abbastanza uniforme che mi dava la sicurezza di averlo applicato senza che dovessi poi rispalmarlo. Molto buono, perché molto resistente all'acqua, al sudore, alla sabbia, eccetera eccetera, però quelli spray io preferisco sempre che siano a getto continuo, perché così non li devo neanche spalmare, ai bambini glieli rimetto in spiaggia senza particolari problemi. Però lo usavo prima di andare in spiaggia, glielo mettevo prima, così poi quando arrivavano erano già protetti. Idem questo qui, Bilbo, burro cacao, pelli delicate 50+, protezione molto alta con vitamina C, buono. Io, senti, secondo me Bilbo, Anivea, tutti questi qui da supermercato, le protezioni solari le sanno fare, mi danno anche sicurezza perché sono sicuramente molto controllate, e quindi mi ci sono trovata bene. Questo pure era un latte, si spalmava, lo spruzzavano. Di carino c'è, cioè, che questi qui loro riescono a spruzzarli spesso anche da soli, quindi i bambini si divertivano a metterlo.
Poi ho comprato sempre alla Closerie di Ostia questo solare di Australian Gold Instant Bronzer SPF 50, ottimo. Questo di carino ha che, soprattutto quando andate le prime volte al mare e siete ancora delle mozzarelle, ha un colorito leggermente bronzato, per cui non è che sia chissà che differenza, però un pochino dà quella leggera coloritura subito, che quindi vi fa sia da bronzer per il corpo molto blando che anche protezione solare. L'ho trovata una cosa molto carina, perché io veramente quando sono bianca sono molto bianca, quindi andare con un minimo di colorimitino addosso non era male. Segnalo però che macchia non irreparabilmente, nel senso che se li lavate ritornano normali, però macchia un pochino se lo mettete mentre avete il costume, lo potreste macchiare un pochino senza, prima che si sia assorbito. Quindi insomma, questo fate attenzione, però niente di che, si lava e viene via. Questo non è che macchia permanentemente, però chiaramente magari si vede che c'è un piccolo alone un pochino più bronzato sul costume se non state attente. E poi altra protezione solare, altro giro, altra corsa, sempre 50. E questa è in mousse di Angstrom per bambini. Non trovo questo formato così incredibile, non mi sembra una cosa di quelle che cacchio, adesso hanno fatto la mousse, vedi che cosa intelligente. Mi sembra che non cambi niente, anzi, a volte a me sta cosa della mousse mi dà pure un po' fastidio perché non riesco a spalmarla bene. Vabbè, insomma, quelli sono problemi miei. Applicabile su pelle bagnata, quindi questo era il vero elemento in più, e anche il fatto che fosse una mousse, sempre per i bambini, è una cosa un po' divertente, quindi fa sì che magari non facciano così tanta resistenza a farli mettere. Poi ho due, alcune in realtà, ce n'ho anche un altro paio di cose di Kula. Ho un SPF 50, un SPF 30 di queste qui in crema, che mi piacciono tanto. Queste erano le due profumazioni che loro hanno, che sono guava mango e piña colada. Questi però venivano dall'anno scorso e infatti io li ho utilizzati solo all'inizio dell'estate e non sono completamente finiti. Ho finito il 50 perché quello lo metto sempre, quindi non ho problemi. Ho avuto più problemi a finire il 30 perché chiaramente mettendolo solo alla sera e poi me lo scordavo. In realtà non ci dovrebbero essere problemi a finire i solari perché ne dovreste mettere talmente tanto nella giornata, cioè questo vi dovrebbe durare praticamente una giornata sul corpo di una persona se ci state tutto il giorno al mare, quindi anzi forse nemmeno basta con le riapplicazioni, e quindi non ci dovrebbero essere problemi. Io me li scordavo, mi scordavo di avere questi due dell'anno scorso, mi sono scordata di avere questi due dell'anno scorso, quindi l'ho usati, non l'ho usati, poi avevo un po' paura perché erano dell'anno scorso, quindi li usavo magari come ultima applicazione esattamente come questo qui, e quindi alla fine un po' del 30 mi è avanzato. Non mi è avanzato invece il 30 di Kula, il 30 in spray trasparente, anche questo bello spray trasparente di quelli che si spruzzano bene. Questo anche mi sa che era dall'anno scorso forse, sempre profumazione piña colada, sono due profumazioni molto così, molto estive. E questo non, invece non mi è avanzato perché lo mettevo a mio marito sempre, cioè io a lui metto sempre, lo rincorro in pratica con questi prodotti perché lui non vorrebbe mai mettersi la protezione solare. Niente, il karma ha voluto che una fissata come me si trovasse un marito che invece non è fissato per niente, però io lo rincorro e gliela metto apposta, e in pratica quando ho queste qui è sempre un metodo che funziona. Poi, ennesimo solare, lo so che sono monotona, però secondo me bisogna capire che ci sono dei solari che sono utili,
per alcune esigenze e che in base alle esigenze cambia l'utilità e che bisogna metterli. Quindi vi faccio vedere che quanti ne ho usati quest'estate, sono tutti finiti. E allora, Dermolab SPF 50. Allora, questo è uno spray di quelli che sembrerebbero trasparenti, in realtà non era trasparente, era uno spray un latte solo con questo applicatore di questo genere e quindi da spalmare. Io non l'ho trovato particolarmente facile da spalmare, cioè mi faceva un po' di grip, sapete quando spalmate fa non tantissimo, non faceva tantissima scia bianca, però rispetto a tanti altri che io uso quotidianamente, cioè che uso insomma più facilmente, questa cosa un po' mi ha dato fastidio. Sempre parliamo di un prodotto che funziona, che non ha problemi, eccetera. Anzi, questo vi segnalo che la cosa buona che ha è che, oltre a essere resistente all'acqua, si può usare anche all'ingiù. Quindi, per esempio, se state in spiaggia da sole o se state in spiaggia con persone che vi fanno resistenza a mettervi la protezione solare sulla schiena, lo potete, con questo lo potete fare da sole. Lo mettete in abbondanza e anche se non lo spalmate sicuramente funziona. A me piace sempre spalmarlo ed averlo più uniforme sulla pelle, ma queste sono cose mie, insomma non è un problema. Poi, madonna, quanti ce n'ho ancora? C'ho un sacco di solari ancora di cui parlarvi, vabbè, cerco di andare più veloce possibile, me ne sono messi tutti vicini. Ok, e una chicchetta di Kula, devo dire, ha delle chicchette molto carine. Questo è un prodotto SPF 30 per lo scalpo e i capelli. Se, per esempio, quest'anno ho visto tantissimo andare in spiaggia le treccine, c'erano un sacco di signore che si mettevano lì a fare le treccine alle persone che volevano farsene. Quando vi fate le treccine e non lo sapete, non siete abituati a mettervi anche la protezione solare sullo scalpo e quindi vi ritrovate con sta pelle ustionata perché non l'avete protetta, perché chiaramente quando tirate i capelli in quella maniera lì, la cute è molto più scoperta di quanto non sia quando avete i capelli sciolti normalmente o legati magari in una coda uniforme. Questo prodottino qui è molto comodo in quei casi lì, oppure per esempio io lo mettevo magari sul punto dove ci sono le vertigini dei capelli dei miei bambini, oppure su mio marito che invece è rasato e quindi glielo mettevo spesso. Poi Kids Sensitive Advance Ambre Solaire, altro brand di cui mi fido moltissimo e che genericamente mi piace. Questo non mi ricordo, sì, è un latte sempre di questo genere qui, quindi non proprio i miei preferiti, però molto facilmente si assorbe molto facilmente, per i bambini va benissimo. Questo sempre lo usavo però prima di scendere in spiaggia per arrivare in spiaggia che fosse già ben assorbito, non mi piaceva per la riapplicazione. Mi piace invece tantissimo per la riapplicazione questo qui, Helio Care. Questo è il primo brand a cui io mi sono approcciata quando ho capito che dovevo portare la protezione solare tutti i giorni dell'anno, sempre. E hanno delle protezioni solari per il viso ottime, in gel veramente ultra leggero, e sono stati i primi, secondo me, che le hanno avute in Occidente, prima ancora che da noi arrivassero le protezioni coreane, che sono quasi tutte così, però per dire che hanno una tradizione molto buona di protezioni solari, e questa qui, cioè si vede che sono un brand che funziona bene. Anche questo, sempre di quelli, vabbè, non funziona chiaramente, di quegli spray trasparenti che potete riapplicare anche sopra alla pelle bagnata, alla pelle insabbiata, eccetera. Io li rimettevo sulla pelle di tutti dei bambini, l'ho sempre riutilizzato. Un solare, ce n'ho anche altri credo, adesso che mi ricordo, perché ce l'ho nella borsa del mare, sicuramente ce ne sarà qualcuno che è finito e sicuramente ce n'è un'altra, qualche altra, una o almeno una o forse anche due altre confezioni di questo qui, di Pupa SPF 50. Ne ho comprate 3 o
4 quest'anno, solare bifasico invisibile SPF 50, mi piace tantissimo questo fatto che è bifasico e quindi ha una fase in olio e una fase in liquido, trasparente, mi piace tantissimo perché la pelle del corpo tende a seccarsi un po' quando state al mare, con la salsedine, con la sabbia, con il sole, si secca, soprattutto, che ne so, sulle gambe, a me capita tantissimo che si secchi, e questa parte in olio è bellissima, cioè è utilissima in questo senso, perché veramente diventa emolliente sulla pelle senza essere assolutamente, ha comunque un tocco secco, quindi non è pesante, però fortemente nutriente, fortemente, è una coccola proprio per la pelle, facilissimo da spalmare, ha un odore delizioso, un po' alcolico, un po' agrumato, che a me piace tanto, e non lo lascio più, l'ho comprato l'anno scorso almeno un paio di confezioni, quest'anno ve l'ho detto almeno 3-4 confezioni, la ricomprerò l'anno prossimo, mi piace tantissimo. Anche questo, poi, questo fatto di avere una parte in olio in realtà lo rende molto resistente all'acqua, e non ha, dite vabbè, ti metti l'olio e poi entri dentro l'acqua, è tremendo, no, perché è fatto, formulato apposta per rispettare anche gli organismi del mare, quindi non abbiamo problemi, cioè veramente io questo lo comprerò e ricomprerò, e poi in SPF 50, così facile da stendere, da spalmare, così confortevole, veramente difficile da trovare, bellissimo. E un'altra confezione sempre di un solare Ambre Solaire di Garnier Kids Advanced Sensitive, sempre questi con lo spray, piaceva molto a mio figlio perché c'erano i pupazzetti, quindi lui mi chiedeva sempre quello con i pupazzetti, se lo metteva anche da solo, abbondantemente, mi è piaciuto tanto, è durato anche tanto perché è una bella confezioncina da 270 ml, per i bambini perfetta. Poi non finisco più. E altro, Australian Gold, sempre quella linea Instant Bronzer, sempre SPF 50, questo di diverso aveva che era in gel, quindi una texture più leggera, di nuovo molto carino, molto resistente all'acqua, mi è piaciuto tanto. Devo dire che Australian Gold ha veramente un ottimo, cioè una casa che funziona molto bene con i prodotti, insomma, per i solari, d'altra parte quello fanno prevalentemente. Ah no, ecco, vedete, eccone un'altra di confezione delle tre quattro che ho comprato. E passiamo alle cose viso e poi stick, così poi ho chiuso il capitolo solari, scusate se sono stata lunga, sempre Ambre Solaire, questa è la nuova linea Super UV Niacinamide, protezione molto alta, questa è una protezione che non ha nulla da invidiare alle protezioni solari coreane. Veramente molto fluida, si spalma bene, si assorbe facilmente, questa cosa della chicca che c'ha la niacinamide dentro, se è un attivo che piace alla vostra pelle vi piacerà sicuramente anche questo. Io non amo moltissimo le protezioni solari così liquide, questa è veramente molto liquida, quasi acquosa, perché mi scivolano tutte dalle mani, mi danno fastidio, però è veramente molto carina, estremamente leggera, quindi insomma sicuramente vi piace, vi piacerà se la provate. E poi ho due stick che venivano dall'anno scorso e quindi abbiamo cercato di finire più velocemente possibile. Il primo è questo di Isentree Hyaluronic Acid Hairy Sun Stick, molto carino, però lo vedete, non è proprio completamente finito, ma non lo riuscivamo più a utilizzare, poi con i bambini è sempre difficile, sarà cascato 150 volte, quindi poi a un certo punto non ero più nemmeno sicura di utilizzarlo. Molto carino, però un pelettino più pesante, non pesante, un pochino più idratante, quindi va bene, però i bambini l'hanno usato... Gli stick gli piacciono perché riescono a metterseli da soli sul viso, gli piace questo gesto del metterseli da soli e
di nuovo li potete rincorrere e metterglieli senza problemi. E stessa cosa, lo stick, questo qui non si legge più niente, ma è quello di Habib, e questo è piaciuto più di tutti, a tutta la famiglia, lo metteva volentieri anche mio marito. Anche questo lo vedete che non è per completamente finito, ma cominciava a grattarci, quindi non l'abbiamo più utilizzato. Questo qui è trasparente, quindi non lo sentite, lo sentite molto più leggero sulla pelle. È una cosa che vi assicuro non vi dà fastidio riapplicare, e quindi noi l'abbiamo usato veramente molto. E questo, ripeto, piaceva ai bambini, è piaciuto a mio marito, che, come vi raccontavo, ha a volte un po' di resistenze a mettere la protezione solare. Ve lo consiglio benissimo. Tra l'altro l'ho consigliato anche a una delle mie più care amiche, l'ha usato anche lei ci si è trovata benissimo, quindi insomma, andate sul sicuro, secondo me. Poi, confezioni di una cosa che vedete spessissimo nei miei finiti, lo sapete, le compro, le ricompro e le finisco, sono, si chiama Prima Pelle 30%, sono delle pomate per... Noi avevamo iniziato a comprarle come per cambio pannolino. In realtà i miei bambini non hanno più il pannolino, ma lo usiamo sempre, ogni volta che c'è una irritazione di qualche tipo sulla pelle, ovunque, anche nelle parti intime più a... Perfetto, in mezza giornata questo fa passare tutti i rossori, è bellissimo. E lo tengo sempre dentro casa, anzi lo devo ricomprare perché l'ultima confezione, che quindi è, diciamo, un altro finito ma non lo vedete, ci è caduta, si è rotta, e quindi lo devo ricomprare. Bellissimo, bellissimo. E allora, scrub corpo, parliamo dello scrub corpo di Nakomi. È uno dei miei scrub corpo preferiti. Questa è la profumazione mandarino e iced yuzu, quindi un pochino agrumatina. A me gli scrub di Nakomi piacciono molto, purtroppo trovo che abbiano un prezzo un po' elevato. Una volta facevano, quando era così, lo compravo e lo ricompravo, facevano il barattolone da, non mi ricordo, tipo da un chilo, cioè era una cosa gigante, e quello lo ricompravo perché aveva un rapporto qualità-prezzo ottimo, e mi piaceva in particolare la profumazione iced coffee, quindi mi piace tanto. È uno scrub un po' scrabboso, bello forte, bello intenso sulla pelle, e madonna, mi sta crollando tutto. E, è uno scrub che mi piace, è uno di quegli scrub che scrubbano bene ma hanno anche una buona parte emolliente, però non emolliente non è uno di quegli scrub che si separano e quindi vedete sotto il sale e sopra l'olio, rimane bello corposo, però è anche idratante, tanto che a volte io l'ho usato soprattutto quando facevo più resistenza a utilizzare la crema corpo, lo usavo proprio per questo motivo, perché era abbastanza emolliente da non doverci poi mettere niente dopo sopra, dover usare la crema idratante. Ma non fate come me. E poi ho finito questo qui di Tutto Tondo, il bagno schiuma allo spritz veneziano. Non vi faccio mai vedere i bagno schiuma, ne finiamo tantissimi. Io di solito compro quelli da supermercato, da Dove, oppure Neutro Roberts, insomma, oppure quelli Johnson per bambini. Usiamo quelli lì da supermercato, quindi di solito non ve li faccio vedere perché onestamente uno vale l'altro per me di quelli. Questo invece è stata proprio una coccola estiva, l'abbiamo usato, l'abbiamo portato in vacanza, ci è piaciuto tanto, sa di spritz come la fragranza di Tutto Tondo spritz veneziano, era una goduria quando tu tornavi la sera dalla spiaggia e ti mettevi sta cosa addosso con l'odore di spritz e già entravi in modalità aperitivo ancora prima di farlo davvero. Molto carino. Costicchiano questi detergenti, creme corpo, così profumate di nicchia, però ogni tanto è veramente una goduria poterli fare. Poi, sempre usato per tutta l'estate, mi è piaciuto molto, Cicaplast è un prodotto
molto famoso di La Roche-Posay, è una crema lenitiva, e questa era la versione spray, molto carina perché d'estate, se avete una pelle secca, se avete una pelle grassa, va benissimo anche da sola, molto carino spray e sempre ha tutte le proprietà che ha Cicalas normale, quindi è molto lenitiva, è adatta anche alle pelli più arrabbiate, incazzate, molto carina. E ho finito questa acqua micellare di acqua alle rose di Roberts, quella insomma il classico, e non mi è dispiaciuta, però insomma non è una cosa che correrò a ricomprare. Io l'acqua micellare la uso poco, la uso solo quando veramente ho un trucco occhi molto strong, oppure quando mia figlia gioca coi trucchi, si impappetta tutta quanta, quindi le uso quelle lì per dare una prima botta e togliere il grosso. E, vabbè, non è... Sì, è un buon prodotto, struccava, però non è... Anche lì per me spesso una vale l'altra di questi detergenti tipo micellare o anche gli struccanti bifasici, non è che ci guardi tantissimo. Ho finito Olaplex Zero. Allora, io non ho i capelli rovinati, quindi ho fatto un errore io a comprare Olaplex, perché a me non serve sostanzialmente, e quindi non vi posso dire che ho visto dei benefici. Olaplex Zero è quello che si mette prima, poi dopo si mette Olaplex 3, mi pare, per fare un impacco, per rafforzare diciamo l'impacco. È un tipo di prodotto che ai miei capelli non piace tantissimo, perché questo effetto di riparatore è un po' simile all'effetto che invece hanno cosmetico le proteine, e ai miei capelli le proteine non piacciono moltissimo, diventano sempre un pochino più consistenti, sì, ma nel senso che si irrigidiscono anche un pochino, e non sono adatti per il mio tipo di pelle, per il mio tipo di capello non sono adatti, ma cioè non è colpa loro, è proprio che la mia pelle, il mio capello funziona in una maniera diversa. Io ho un capello mosso, magari chi ha il capello afro gli fanno bene queste cose, però e soprattutto rovinato, invece i miei capelli sono mossi, non particolarmente rovinati, quindi che me doveva fare Olaplex? Sto finendo l'altro, il numero 3 che avevo comprato insieme, e quello lo uso come leave-in o come balsamo, non faccio più grandi impacchi, perché appunto così in quella maniera lì lo gestisco meglio questo effetto qui, e quindi lo finirò così, poi lo troverete nei finiti di qualche altro mese. Poi ho finito, ho preso a comprare le ricariche di Softimo. Questo qui è detergente super viralissimo, è andato super viralissimo, giapponese forse, se non mi ricordo se è giapponese o coreano, vediamo se... No, giapponese, made in Japan. Sì. E, super virale, lo trovo molto buono, devo dire... ci strucca benissimo eccetera. Io lo uso anche per pulire i pennelli, pennelli da trucco, lo trovo molto comodo in questo senso, perché lo metto sopra proprio sulle setole e gli faccio la doppia detersione pure a loro, e devo dire mi ci trovo molto bene. Il fatto di comprarlo in ricarica abbatte un pochino i costi, e quindi diciamo posso permettermi di usarlo anche così, anche se non è proprio economicissimo usato in questa maniera, però comunque è un detergente passepartout che io ho sempre sul mio scaffaletto, qualsiasi altro tipo di prodotti abbia aperti per la doppia detersione, comunque quello ce l'ho sempre per sicurezza. Metti che non mi piaccia uno dei prodotti che sto usando, abbia un trucco un po' troppo forte, quello mi aiuta sempre. Altro prodotto coreano stavolta che mi piace tanto, che ho finito tante volte, che non ho dubbi ricomprerò, è il contorno occhi Revive Eye Serum Ginseng e Retinal di Beauty of Joseon. Prodotto bellissimo, con retinal, quindi un derivato del retinolo, e lo trovo... mi piace tantissimo, fa un bellissimo effetto distensore senza seccare il contorno occhi, anzi lo idrata molto bene. Io ho un contorno occhi molto secco, mi piace tanto, lo uso
4 notti a settimana, io continuo a fare il retinolo più o meno così, 4-5 notti a settimana in base a come reagisce la mia pelle, e anche il contorno occhi lo uso in quella maniera, mi piace tantissimo, duricchia anche abbastanza, questi sono 30 ml, è un formato abbastanza grosso di contorno occhi, e mi ci trovo, oddio mi stava cadendo, mi ci trovo bene, molto bene. E, altro prodotto carino che ho usato quest'estate, sempre con l'idea appunto di asciugare un po', di aiutare a asciugare un po', aiutare a uniformare, a evitare che venissero troppi brufoli sulla pelle, è l'Hydra Light Serum di La Lune Rebelle. Allora, io questo in realtà l'ho iniziato quando ancora non era estate piena, e i primi momenti per me era un po' troppo disseccante. Quindi se invece avete una pelle molto grassa forse può fare il caso vostro. L'ho usato con molto più piacere nel corso dell'estate piena, perché appunto era proprio quello di cui avevo bisogno, quindi bene così, è stato alla fine utile. Era una, più che un siero, sì, molto liquidino, cioè molto acquosino, non vi aspettate un siero di quelli in gel molto fermi, però carino, anche un odore discreto, e molto bella la composizione, perché qui c'è niacinamide, c'è acido salicilico e ci sono un sacco di cose carucce davvero, betaina, insomma aloe, beh, è una bella composizione, però appunto in inverno, o se non avete una pelle molto grassa, con attenzione, io lo usavo, lo alternavo, diciamo. Ultima cosa che vi faccio vedere, e che penso forse sono l'unica su YouTube che vi faccio vedere questa cosa, o su Instagram vi faccio vedere questa cosa senza che gliel'abbia mandata nessuno, è appunto Wild, mi è accaduto. Aspettate che provo a recuperarlo, intanto che vi lascio qui questo. E Wild, deodorante, e deodorante ne avrete, se bazzicate i social beauty, ne avrete sentito parlare. È un deodorante che ha un case in alluminio che può essere riutilizzato, voi comprate i refill e cambiate solo quelli man mano che finiscono. Allora, considerazioni su questo prodotto. Non mi dispiace. Allora, partiamo da le cose che secondo me vanno dette su questo prodotto. Uno, è un prodotto che macchia, cioè lascia facilmente, anzi, partiamo ancora da prima. È un prodotto in stick. Se non vi siete trovati bene con i prodotti in stick in precedenza, non lo usate nemmeno, perché i deodoranti sono così, vanno a famiglie. Questo è un deodorante che ha dentro, che il principio per cui funziona è che ha dentro il bicarbonato. Se non vi trovate bene con i deodoranti che si basano sulla presenza del bicarbonato, non lo utilizzate, non può funzionare. Seconda cosa, è uno stick di quelli che un pochino macchiano, quindi se voi vi mettete il coso e poi vi infilate una maglietta, facile che vi lasci l'alone bianco, quindi per l'estate, per l'inverno, se avete la camicettina e lo mettete sotto va benissimo, e io adesso che sto cominciando a mettere un pochino di più le maniche corte invece che la canottiera, mi ci sto trovando molto meglio. Seconda cosa, sporca non solo voi ma anche si sporca lui, cioè il case spesso è rimane un pochino di prodotto che non, cioè sul case, proprio sulla bocca del case, e quindi se avete, come si dice, se siete del segno della Vergine e volete avere tutto bello sistemato pulito, no, quello si sporca. Se potete far pace con questa cosa, andate tranquilli. E la terza cosa, che un po' è una cosa che mi ha colpito, è che io ho finito una confezione, un refill, che era questo qui, Lemon Basil e Blood Orange. Ne ho messo un altro che sta già a metà e ne ho un altro ancora. E tutti questi tre, sono alla fragranza, si sente, è molto buona effettivamente, però è molto più intima
e delicata di quello che mi sarei aspettato. Cioè, se voi vi aspettate un deodorante che ne so, lascia la scia, stile Dove, non so come dire, cioè stile quei deodoranti che poi si sentono bene, forti per tutta la giornata e li sentono anche gli altri, questo non è così. E questo è un profumo, ha delle profumazioni molto buone, molto ben studiate, però sono profumazioni intime che sentite voi se vi andate a sentire, diciamo che non è un... Non c'è una. Non emanate un profumo di deodorante verso gli altri. Questo può essere un pro o un contro in base a come siete abituati voi. Cioè, c'è chi vuole passare e sentire odore, far sentire odore di fresco del deodorante, facendo sentire che si è lavato la mattina o che comunque è fresco e pulito. C'è chi invece questa cosa non gli interessa e anzi magari ha una pelle sensibile, magari una cosa di questo genere, per cui fragranza ok, ma in maniera parca, e questo a quel punto è assolutamente adatto. Quindi questo, ecco, è volato un'altra volta la case. Questo è tutto dei 150 milioni di prodotti finiti che ho finito in questo periodo dall'ultimo video, e non mi ricordo più che cosa dicevo alla fine del video, no vabbè. Sono contenta di essere tornata, spero di riuscire a editare abbastanza velocemente questo video e niente, poi ve lo carico, spero presto, spero di riuscire a tornare anche un pochino più attiva adesso che ricomincia la scuola, finiscono gli inserimenti, io riprendo le mie routine lavorative, forse speriamo di farcela, anche se ottobre ci sono, devo forse fare dei corsi, quindi vabbè, mo vediamo, comunque spero di tornare, questo era il succo. E niente, se questo video vi è piaciuto mettete un like di supporto, commentate se conoscete qualcuno di questi prodotti o se avete commenti da fare su quello che ho detto, che altro dicevo? E mettete un like, lasciate un commento, se io vi sto simpatica iscrivetevi al canale e se vi va ci vediamo alla prossima, ciao!